Buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con il calciogiovanile.com, il format interamente dedicato al calcio giovanile siciliano, in quello palermitano in particolare. Oggi siamo in casa Maurizio Ceramitaro, siamo col presidente della scuola calcio Salvo Ceramitaro, fratello di Maurizio. Intanto grazie per averci aperto le porte di casa vostra. Grazie a voi. Salvo, con te parleremo più avanti di quello che è il vostro progetto in questa bellissima struttura qui a Carini. Parleremo più avanti del vostro progetto. Intanto ricordo quali sono i modi per mettervi in contatto con noi: potete inviarci una mail all'indirizzo info@calciogiovanile.com oppure chiamare lo 091 982 3464 o il 347 16 36 449. Salvo, i nostri telespettatori lo sanno bene, noi ci occupiamo in particolare di quelli che sono gli allievi e i giovanissimi regionali, girone A e B per quanto riguarda gli allievi, A, B e C per quanto riguarda i giovanissimi. Voi non avete squadre che partecipano in queste categorie, però avete un progetto molto vincente. Ci racconti meglio in particolare quelle che sono le vostre prospettive anche per il futuro? Sai, le nostre prospettive sono quelle di, prima di tutto, di togliere un bel po' di ragazzi in mezzo alla strada, perché oggi, sai, in mezzo alla strada si prendono brutti vizi, e allora noi cerchiamo questo, di fare questo, e poi di far crescere questi bambini e un giorno i migliori darli a delle squadre professioniste, di cui il Palermo, che possa essere il Trapani, possano essere tante altre squadre professioniste. L'obiettivo deve essere quello di fare crescere questi bambini. Senti, ma ci racconti com'è nata l'idea di questa. Ma com'è nata l'idea? L'idea è nata da mio fratello. Mio fratello un giorno è venuto qua in questo campo perché ce l'hanno portato degli amici nostri, qualcuno è socio, ha visto questa struttura e ha detto: perché non fare una scuola calcio? A chi a lui è venuta l'idea, io l'ho presa in ballo e allora gli ho detto: facciamo una scuola calcio, ma la facciamo a nome tuo. E allora lui ha detto: vai. E adesso siamo qua. E abbiamo come primo anno quasi 200 bambini, iscritti. Facciamo dei campionati, quest'anno facciamo gli sperimentali, non sono sperimentali ma è fascia B regionale, chiamiamola fascia B, sia degli allievi giovanissimi, di cui facciamo pure i provinciali, facciamo poi gli esordienti, i primi calci, i pulcini e tutto quanto. Andiamo a vedere invece quali sono stati i risultati del girone A degli allievi per quanto riguarda gli allievi regionali: successo per 4-1 del Calcio Sicilia contro l'Iccarense, e poi 3-2 per la Cantera di Bolla contro il Renzolo Piccolo, 2-1 per il CEI contro la Ludos Alcamo, 2-0 esterno per la Garibaldina contro la Folgore Selinunte, 4-2 per l'Acronion contro la Vis Palermo, 11-0 in trasferta per la Fincantieri contro il Mazzara e 2-1 fuori casa per lo Sport Village contro il Punto Rosa, per una classifica che vede sempre in testa il Calcio Sicilia 9 su 9 per la squadra di Mister Sampino, 27 punti, poi 25 punti per lo Sport Village, 22 per la Cantera Ribolla, 16 punti per la Ludos Alcamo, 14 per il CEI, 12 punti per la Fincantieri e poi 11 punti a testa per Punto Rosa, Acronion e Folgore Selinunte, 10 punti per la Garibaldina, 9 punti per l'Iccarense, 8 punti per la Vis Palermo e poi chiudono la classifica a quota 3 punti Renzolo Piccolo e Mazzara. Prima di andare ad ascoltare le voci del Calcio Sicilia, vorrei chiederti: c'è la speranza di vedere anche la vostra squadra in un futuro prossimo partecipare alla categoria regionale? Avete in Certo, mente questo obiettivo? sicuramente quest'anno non ce l'abbiamo fatta per questioni di punteggio, ma un altro anno molto probabilmente faremo sia giovanissimi che allievi regionali. Andiamo ad ascoltare le voci di Mister Sampino e di Carmelo Bongiorno che commentano invece il successo ottenuto per 4-1 dal Calcio Sicilia contro l'Iccarense. Abbiamo fatto la nona, l'ottava, cos'è, non mi ricordo, la nona, comunque è stata una partita difficile, adesso dobbiamo stare calmi, allenarci bene perché abbiamo due trasferte difficilissime nell'arco di tre partite, andiamo con la Ludos che è terza, fra 3 domeniche andiamo a Tommaso Natale, i ragazzi stanno facendo oltre le prospettive, abbiamo fatto 9 vittorie di fila, capiamo che adesso tutti si aspettano, tutto viene molto più difficile, noi siamo con i piedi per terra. E sin da oggi abbiamo visto le difficoltà che ci sono in questi campionati. Speriamo di continuare bene e di fare bene, anche se sappiamo che è molto dura ed è difficile. Cioè, noi siamo una buona squadra come ce ne sono altre 5 in questo girone di buone squadre. C'è il Tommaso Natale, la Ludos, c'è ogni partita una storia a sé. Abbiamo avuto
oggi abbiamo trovato un avversario buono, c'è il Ribolla, quindi chiaramente siamo una buona squadra come altre 4-5 buone squadre che ci sono e ce la giocheremo con loro fino alla fine. È andata bene anche in questo weekend, due belle vittorie, ormai stiamo entrando dentro la pancia del campionato, adesso arriveranno le partite, quelle che contano, però le squadre sono in una brillante condizione fisica e niente, andiamo avanti con un pizzico di autostima in più sia per gli allievi che per i giovanissimi, sperando che si possa concludere il campionato secondo le nostre aspettative. È giusto mantenere sempre un livello altissimo di concentrazione perché i cali si possono pagare, abbiamo avuto dimostrazione nella partita con la Viss Palermo, per cui i tecnici che sono di primo ordine chiaramente cercano di tenere altissimo il livello di concentrazione anche sul risultato acquisito come il 6-0, il 7-0 o l'8-0. Voglio dirlo sinceramente, non ci siamo solo noi, ci sono tante altre squadre attrezzate sia nel girone degli allievi che nel girone dei giovanissimi. Negli allievi c'è lo Sportive Village, c'è la Ludos Alcamo, ci sono squadre che possono recare e darci fastidio e sicuramente ce ne daranno fino alla fine. Nei giovanissimi c'è il Ribolla, c'è l'Atena, quindi non sarà una passeggiata di salute assolutamente e noi non ci abbiamo mai creduto alle passeggiate di salute, dobbiamo tenere sempre, ripeto, un livello altissimo di concentrazione e di forma, con pochi infortuni per fortuna, la stagione è partita con un numero minimo di infortuni e questo è grazie al lavoro dei preparatori atletici che stanno facendo veramente un grande lavoro. Abbiamo analizzato il girone A degli allievi regionali, adesso è il turno di andare ad analizzare il girone B, andiamo a vedere risultati e classifiche. Successo per 3-1 per l'Adelcam contro l'Adrasto Mezzoiuso, 2-1 per il Borgo Nuovo contro il Caccamo, 0-1 in trasferta per il Ficarazzi contro la Dattino Noir, 3-2 invece per la Juvenilia contro il Ciccio Galeotto, 2-1 per il Monreale contro la TF Parmonval, 1-1 invece la sfida tra Villa Abate e Panormus, ha riposato in questo turno la Stella Oreto. Classifica che vede in testa adesso il Monreale di Giuseppe Ferrante a quota 22 punti con una partita in meno, 21 punti invece per la Panormus, 20 punti per la Juvenilia, 18 punti per l'Adelcam, 17 per il Borgo Nuovo e poi 12 punti per la TF, 10 punti per il Ciccio Galeotto, 9 punti a testa per Villa Abate e Ficarazzi, 7 punti per il Caccamo, 5 punti per l'Adrasto e poi 4 punti per il Dattilo, 0 punti chiude la classifica la Stella Oreto. Salvo, ti chiedo un commento generale di questi due gironi allievi e di questi due gironi della categoria allievi, sono già venuti fuori quelli che sono i veri valori secondo te? Sì, diciamo che il girone A penso che ormai la lotta sia tra due squadre, tra il Calcio Sicilia e lo Sportive Village. Sul girone B la classifica è più corta perché fino al Borgo Nuovo ha 17 punti, la prima ne ha 22 anche se deve recuperare la partita, però mi sembra un po' più corta come classifica, però già le squadre, quelle che si conoscono, la Adelcam, la Panormus, che sono squadre affermate, il Monreale quest'anno è la sorpresa, forse perché col fatto che adesso c'ha con questo cambio societario, magari sai, con Nicola Ferrante che uno di calcio ne capisce pure tanto, il settore giovanile stanno facendo bene. Ti faccio una domanda invece un po' più larga, vista l'esperienza che hai tu a livello di settore giovanile, in cosa deve crescere ancora il Palermo o comunque la Sicilia per cercare di raggiungere uno step un po' più alto e magari equipararsi alle altre regioni d'Italia? Ma guarda, noi abbiamo un handicap da quando ci giocavo io nel Palermo e l'handicap sono i campi, perché tu non puoi vedere, che ne so, gli allievi regionali che si allenano in un campo a metà campo lo devono dividere con i giovanissimi regionali, da lì bisogna crescere in quello, prima di tutto fare le strutture, perché siamo carenze di strutture, soprattutto il Palermo che ha un buon settore giovanile. Però la primavera deve andare a giocare a Santa Flavia, si allena a Santa Flavia, i giovanissimi al Calcio Sicilia, gli allievi al Calcio Sicilia. Sotto questo punto di vista siamo ancora molto indietro rispetto al nord. Senti, tu invece qui alleni quelli che sono un po' i più piccoli. Mi diverto ad allenare i pulcini, 2005. Ecco, cosa cerchi di insegnare loro a questa età? Cerchi soltanto di insegnare a farli divertire, vista quella che è la loro età, hanno 9 anni, 8 anni? Quelli. Sì, soprattutto si devono divertirsi e nel frattempo cominciare a capire, a imparare qualcosa. Che sai, ci sono dei bravi ragazzi, dei bravi giocatori, piccoli, devono crescere. Allora tu devi cercare di farli crescere, se no
che senso ha, giusto? Dobbiamo cercare di farli crescere e un giorno, chi lo sa, se in mezzo a questi non ci può essere un campione che un giorno dice oh, l'ho allenato io quello, no? E tu magari se è possibile già riconoscerli già a questa età o è ancora troppo presto? Questa età ancora troppo presto, questa età bisognerebbe far entrare i genitori nelle strutture calcistiche, credetemi, che a questa età per ogni genitore i figli sono campioni, ma non è così, devono capirlo che non è così. Questo può essere un problema, ti faccio un'ultima domanda. Sì, questo è un problema serio che c'è in tutte le scuole calcio d'Italia. In tutte le scuole calcio c'è questo problema, che i genitori sono come ti posso dire, si intromettono in cose che non si devono intromettere. Poi siamo tutti allenatori. Mio figlio perché gioca qua, mio figlio perché non gioca lì, mio figlio perché fa il centrocampista e non fa l'attaccante. E non è facile, credetemi, perché dico, sai, fin quando hai a che fare con i bambini, ma deve, quando comincia a avere a che fare con i genitori diventa dura, molto dura. Ringraziamo Salvo Ciaramitaro per l'ospitalità. Avete pareggiato 1-1, cos'è mancato per vincere? È mancata qualche ora di sonno, perché abbiamo giocato alle 9:30 e sicuramente i ragazzi hanno dormito poco e questo ha influito sul rendimento atletico dei ragazzi. Cosa cambia con questo pareggio, in vista degli obiettivi che vi siete fissati? Cambia tanto, perché l'obiettivo è arrivare primi, visto che dall'altro lato il calcio Sicilia è ingiocabile, che vincerà sicuramente il girone. Noi vorremmo arrivare primi per evitare di scontrarci contro di loro. Se ce la facciamo vincere domenica, riapriamo la discussione. Se domenica non vinciamo, il campionato è chiuso. Gol della vittoria e gol del sorpasso sulla Panormus in classifica, che cosa si prova? No, la sensazione è stata bella, perché comunque è stato un gol decisivo che dopo 3 o 4 giornate che non segnavo, quindi è stato bello, ma più che altro è stato importante per la situazione e per della squadra, e quindi alla fine non conta molto il gol personale, ma appunto aver sorpassato la Panormus con una partita in meno e soprattutto lo scontro diretto ancora da giocare. È sbagliato dire che questa è stata la partita più difficile che avete giocato fino ad ora? No, non è sbagliato, perché siamo andati in difficoltà e sicuramente non era facile rimontare una partita del genere, perché loro si sono messi molto bene in campo, quindi no, non è sbagliato. Adesso la prossima giornata sarà probabilmente decisiva, scontro diretto con la Panormus. Sì, giocheremo contro la Panormus in casa da loro e se vinciamo sarà una vittoria molto importante, perché siamo a un punto sopra avendo già riposato, quindi quasi con una partita in meno. Quindi se vinciamo ci portiamo a più 4, sarebbe una bella vittoria. Ti aspettavi un inizio di stagione così da questa squadra? Era un po' difficile immaginarselo, perché comunque è una squadra che si è creata quest'anno, dove venivamo tutti da squadre diverse di Palermo e fuori, quindi abbiamo iniziato anche con la prima partita con Ciccio Galeotto un po' così così, però dopo abbiamo trovato il nostro equilibrio, siamo diventati una squadra unita. Adesso credo che continuando di questo passo potremmo raggiungere qualcosa di importante. L'obiettivo è quello di arrivare al primo posto? Sì, sicuramente l'obiettivo è quello, perché è da molto che lavoriamo per costruire una grande squadra e quindi il primo obiettivo per noi rimane quello. C'è un piccolo rammarico di queste prime 8 giornate, visto che voi una partita avete riposato? No, perché alla fine abbiamo fatto tutte vittorie, un pareggio, le partite più o meno le abbiamo giocate tutte bene, ma come dice il mister dobbiamo puntare alla perfezione e quindi dobbiamo sempre migliorarci. Mister Ferrante, qual è uno dei suoi pregi o comunque che cosa vi dice durante gli allenamenti? Qual è la carica che riesce a darvi durante le partite? Beh, il fatto che comunque sia in allenamento che in partita richiede sempre la massima attenzione, il massimo impegno, anche se lui è comunque il primo che con noi scherza e pensa che magari la troppa pressione prima di una partita può ingannarci e non permetterci di dare il massimo, però penso che sia uno dei migliori allenatori per ora in Palermo. Vabbè, sicuramente di lui sempre il suo umorismo, che durante magari un allenamento duro fa sempre piacere, e poi
certo dopo una partita è sempre bello avere lui perché trova sempre il modo di farti ridere. E tu invece? Ma le barzellette ci racconta durante gli allenamenti e il tempo che ci fa passare con lui, perché alla fine è divertente stare col mister. Questo significa che comunque è un modo particolare di fare gruppo. Sì, è molto bravo a creare gruppo. Prosegue il nostro viaggio nella nona puntata del calciogiovanile.com. Abbiamo parlato con il presidente Salvo Ceramitaro, adesso è il turno del preparatore atletico della squadra, Armando Ferotti. Grazie intanto Armando per aver accettato il nostro invito. Intanto andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati della categoria delle giovanissimi regionali girone A. Pareggio per 1-1 tra Garibaldina e Dattilo, poi 5-0 in trasferta per il Renzolo Piccolo contro la Ludos Alcamo, 4-0 per l'Adelcom contro il Trapani, 1-1 invece fra Città di Trapani Ginnic Club, 2-2 tra Icarenze e Corleone, 5-0 in trasferta per il Selinunte contro il Morriale, 0-1 invece per tra Paceco e Accademia Sport Trapani, per una classifica che vede sempre in vetta il Selinunte a quota 25 punti, poi 24 punti per l'Adelcam e 19 per l'Accademia Sport Trapani, 17 a testa per Trapani e Garibaldina, 16 punti per Renzolo Piccolo con insieme al Trapani, poi 13 punti per Ginnic Club, 11 punti per il Corleone, 7 punti a testa per Paceco e Icarenze, 5 punti per il Dattilo, chiudono la classifica Morreale a quota 3 punti e Ludo Salcamo a quota 1 punto. Armando, invece con te parliamo di quello che è più la parte atletica del lavoro che viene svolto all'interno di una società di calcio. Tu lavori sia con sia l'attività di base che poi la preparazione atletica della prima squadra. Intanto ti chiedo, c'è un allenamento particolare che fai svolgere a questi ragazzi o comunque questa è la parte un po' meno divertente di un allenamento, perché magari non c'è il pallone. Come si cerca di far entusiasmare i ragazzi senza il pallone? Allora, innanzitutto le categorie vanno sia per quanto riguarda l'attività di base, che comprende sia i piccoli amici, i pulcini che gli esordienti, sia il settore giovanile con i giovanissimi e gli allievi. Diciamo che il lavoro viene miscelato sia quello a secco che quello con palla. Ovviamente la componente ludica, ovvero il divertimento, non deve mai mancare, quindi l'attrezzo, in questo caso il pallone, c'è sempre. Per quanto riguarda gli obiettivi, posso dire che all'interno della seduta di allenamento la scansione prevede una fase di riscaldamento e poi una fase centrale, dove questa fase centrale, che può riferirsi sia all'aspetto coordinativo, in questo caso quello che mi compete, sia all'aspetto tecnico-tattico, viene ovviamente studiata con i mister responsabili di ogni categoria, dove noi settimanalmente cerchiamo di raggiungere degli obiettivi che possono essere all'interno del microciclo, in questo caso settimanale, oppure di quelli mensili. Quindi noi cerchiamo di volta in volta di cercare di raggiungere gli obiettivi sempre in sinergia e in sincronia con quelli del mister, dal momento che il mister è colui che guida la squadra e che poi ovviamente deve rispondere ovviamente anche della prestazione dal punto di vista sia atletico, in questo caso fisico, che ovviamente tecnico. Quanto è importante per un preparatore atletico come te allenarsi o comunque avere a che fare, lavorare in una struttura come questa? Non sono tutte le società che possono permettersi una struttura così, con un campo del genere. Ecco. Sicuramente è un bello stimolo, anche perché purtroppo non sono tutte le società sportive dilettantistiche che godono di questa struttura. È una struttura che ha un campo, un manto erboso, dove praticamente i bambini hanno la possibilità di non solo divertirsi ma anche di apprendere. Il contesto sicuramente è molto stimolante perché, ripeto ancora una volta, oggi bisogna sapersi adattare agli strumenti che abbiamo a disposizione, e il fatto che la società dia sia a noi istruttori ma soprattutto ai bambini la possibilità di usufruire di questo impianto è sicuramente una cosa importante, soprattutto per un obiettivo, la crescita, perché nel nostro contesto, nella società in cui operiamo, il primo obiettivo è la crescita del bambino sotto tutti gli aspetti di vista. E invece dal punto di vista fisico, che differenza c'è nell'allenarsi in un campo come questo e in un campo invece in terra battuta? Cambia tanto, anche perché la prima cosa che mi viene in mente è la tecnica di appoggio del piede, e cambia anche il dispendio energetico, ma soprattutto in questo campo attraverso determinati allenamenti che vengono ovviamente programmati, noi possiamo anche introdurre lavori che abbiano come obiettivo non solo lo sviluppo delle capacità condizionali ma anche
la prevenzione degli infortuni, perché molto spesso oggi capita che durante le partite i bambini si infortunano perché corrono male, perché prendono una storta a causa di un trauma che può essere ovviamente di contrasto. Quindi noi ovviamente, sfruttando anche la possibilità di usufruire di questo manto erboso, di questo impianto, noi cerchiamo anche di curare questo aspetto, dove secondo me non viene meno nelle altre realtà che hanno campi in terra battuta. Però è chiaro che ovviamente i preparatori atletici e gli allenatori delle altre realtà che non hanno questo impianto, che non godono di questo impianto, ovviamente soffrono, soprattutto perché, mi è un esempio, quando ovviamente piove, qua c'è un buon drenaggio, mentre magari in quei campi questo non avviene. Ti faccio un'altra domanda, invece tu curi anche l'attività di base, sì, la preparazione dell'attività, sì, di base di questa società. Sì. Per quanto riguarda questi bambini, sì, che sono ancora bambini, sì, possiamo definirli in questa, sì, maniera, qual è l'esercizio più importante che non deve mancare? Ecco. Ma insomma, per quanto riguarda le esercitazioni, ovviamente privilegiano sia per quanto riguarda la parte coordinativa gli skill motori di base, quindi faccio un esempio: saltare, correre, rotolare, strisciare, senza ovviamente fare mancare l'aspetto ludico. A ciò viene abbinato anche la componente tecnica, quindi faccio riferimento ai gesti del calciare, ricevere, passare, il colpo di testa, il tiro in porta. Quindi cerchiamo noi di creare un connubio, io insieme ai miei colleghi collaboratori, per cercare di fare delle esercitazioni che stimolano e cercano anche di migliorare l'attività coordinativa e soprattutto la tecnica di base di questi bambini. Quindi noi abbiamo ovviamente questi obiettivi che vengono posti all'ordine del giorno, ecco, durante tutti gli allenamenti. Grazie ad Armando per aver analizzato con noi quello che è stato il girone A dei giovanissimi regionali e aver fatto poi questo focus particolare sulla preparazione atletica dell'ASD Città di Carini, Maurizio Ciaramitaro. Grazie Armando, buon lavoro. Stop! La convenienza è solo qui. Sconti del 50% per rinnovo esposizione. Alta qualità a basso prezzo. Finanziamenti a tasso zero fino a 30 mesi. Gaspare Mazzola Arredi, via Papa Sergio 12 a Palermo. Zona Arenella di fronte Villa Igea. Telefono 091 54 66 21. Prosegue il nostro percorso nella nona puntata del calciogiovanile.com. Siamo sempre in casa dell'ASD Città di Carini, Maurizio Ciaramitaro. Adesso con me c'è il maestro Gianni Luna. Intanto la ringrazio, maestro, per aver accettato il nostro invito. È un onore per noi averla come ospite. Ma onore e piacere è mio, perché quando si parla di sport da una vita sono in prima linea e continuo, spero, con la salute di esserlo fino a tanto tempo ancora. Maestro, noi ancora dobbiamo analizzare il girone B e il girone C dei giovanissimi regionali, però prima io le devo chiedere qual è la fotografia più bella che lei si porta dentro di questa lunga carriera con il calcio giovanile siciliano palermitano. Forse se dico lo scudetto con la Panormus, se sbaglio. La fotografia più bella è in quel di Montecatini, dove i giovanissimi hanno vinto il titolo nazionale, che per la prima volta una squadra siciliana ha raggiunto questa meta. È stato un percorso difficile ma bello, fatto di esperienze, fatto di incontri con le società professionistiche, dove ci hanno concesso, ecco, di aprire una strada abbastanza grande, perché abbiamo dato in quegli anni un sacco di ragazzi alle società professionistiche, per cui è stato il ricordo penso più bello, anche se con gli allievi siamo andati pure in semifinale, ma quello è stato veramente il ricordo più bello. Anche perché in quella squadra c'erano calciatori che adesso calcano i campi di Serie A, come Calaiò, come Perna, quindi era ancora in quella squadra ci sono giocatori che calcano i campi, per cui abbiamo fatto un bel percorso per la società, ma principalmente per loro. Maestro, andiamo ad analizzare quello che è il girone B dei giovanissimi regionali. Successo per 8-0 del Calcio Sicilia contro il Santa Sofia, 2-0 invece fuori casa per il CEI contro il Borgo Nuovo, 0-0 fra Fincantieri e Atena, 5-1 fuori casa per lo Sport Village contro la Drasto Mezzoiuso, 3-0 in trasferta per la Cantera Ribolla contro la San Cataldese, 4-0 invece per lo Sport Club Nissa contro il Gatto Pardo, 6-0 per la Vis Palermo contro la Real Nissa, per una classifica che vede sempre in testa quota 25
5 punti il Calcio Sicilia, Cantera Ribolla quota 22, Atena quota 19 insieme al Tommaso Natale, poi 17 punti per Visse Palermo e Sport Club Nissa, 11 punti per la Fincantieri, 10 punti per la San Cataldese, 9 punti a testa per Gattopardo e Cei, 8 punti per il Santa Sofia e poi con l'Adrasto Mezzoiuso, 4 punti per il Borgo Nuovo, 3 punti per la Real Nissa. Abbiamo parlato del Calcio Sicilia, dei giovanissimi del Calcio Sicilia che hanno battuto per 8-0 il Santa Sofia, ed è questo il nostro focus del giorno, la partita del giorno scelta dal calciogiovanile.com. Allora andiamo a vedere tutti questi 8 gol e le voci dei protagonisti. E ben ritrovati con il consueto appuntamento con il calciogiovanile.com, il focus della partita del giorno. Oggi le nostre telecamere sono al centro sportivo Pietro Pisani, dove si giocherà la sfida valida per il campionato giovanissimi regionali tra Calcio Sicilia e Santa Sofia, squadre separate da ben 14 punti in classifica. Calcio Sicilia a quota 22 con 7 vittorie e un pareggio, Santa Sofia invece a quota 8 punti in classifica. La squadra di mister Guida è reduce dal successo per 4-0 contro la Vis Palermo, mentre il Santa Sofia è reduce dalla sconfitta interna per 2-1 della settimana scorsa contro il Gattopardo. Calcio Sicilia che è pronto, come vediamo dalle immagini, per il riscaldamento. Le squadre scendono in campo, Santa Sofia con il completo arancione e bianco per la trasferta, invece il Calcio Sicilia con il consueto completo rosanero. Si inizia, Calcio Sicilia che attacca dalla sinistra verso destra dei vostri teleschermi, ed è subito una partenza forte per la squadra di mister Guida, che prova subito a sbloccare la partita, ma il destro non trova però fortuna. Dunque Calcio Sicilia vicino al gol subito ad inizio partita, e mister Guida dice ai suoi di continuare a giocare in questa maniera perché è la strada giusta. Calcio Sicilia che continua a creare gioco, destro dalla distanza, palla che sbatte sulla traversa e arriva il gol del vantaggio di Culotta. Pochi minuti di gara, dunque subito il Calcio Sicilia è in vantaggio, il sinistro di Culotta che sulla ribattuta trova il gol dell'1-0, ecco gli abbracci tra la panchina e il numero 10 che ha segnato il gol del vantaggio. Il Calcio Sicilia però non si ferma e continua a macinare il gioco, soprattutto sulla fascia destra, che è un po' il punto debole del Santa Sofia. Ecco il cross, il colpo di testa che si spegne sul fondo. Continua ad attaccare il Calcio Sicilia, ma non trova il gol del 2-0, il calcio di rigore che è stato concesso in questa circostanza, ma calcio di rigore che viene fallito. Poi sulla ribattuta la squadra di mister Guida non trova il gol del 2-0. Attacca invece questa volta sulla sinistra, ma sempre il Calcio Sicilia, però non trova fortuna la squadra rosanero, e poi il gol del 2-0 comunque tarda ad arrivare, o meglio arriva poco dopo. Questa ancora l'azione d'attacco, il destro a giro di 6.000 che segna il gol del 2-0, un 2-0 che sta anche un po' stretto alla squadra di mister Guida, considerato quanto è stato creato nel primo tempo. L'abbraccio tra il numero 9 e la panchina per il gol del raddoppio, e subito dopo arriva anche il gol del 3-0. Ancora 6 miglia di testa, sfrutta una piccola indecisione della difesa del Santa Sofia per chiudere il primo tempo sul risultato dunque di 3-0. Inizia il secondo tempo ed è lo stesso copione della gara, perché il Calcio Sicilia che continua a dominare, arriva anche il poker locale, ancora 6 miglia con la tripletta personale, dunque 3 gol per il bomber del Calcio Sicilia. Continua ad attaccare la squadra rosanero, cross dalla sinistra, il tentativo da terra ancora di 6 Emilia, parata del portiere, poi arriva il gol del 5-0, lo segna Culotta che dunque cala il pochierissimo segnando la sua doppietta personale, dunque 5-0, e gara che è praticamente chiusa. Nel Calcio Sicilia c'è tempo anche per l'ingresso in campo di Buttigè, un classe 2002 che dunque gioca in pianta stabile, ormai da tempo avete imparato a conoscerlo con la formazione dei giovanissimi regionali. Arriva proprio il gol di Buttigè che controlla col petto e scarica il sinistro che batte per la sesta volta il portiere del Santa Sofia. Abbracci, grande soddisfazione in casa Calcio Sicilia per questo gol, il gol del 6-0, ma la partita non è ancora finita. Il Calcio Sicilia sfiora per la settima volta il gol, gol che non arriva, eccolo invece che arriva, il gol del numero 16 Sgarlata con un destro dalla distanza che sorprende anche il portiere del Santa Sofia, la palla che si insacca alle spalle del portiere, dunque che non può nulla. Grandi sorrisi in casa Calcio Sicilia per questo gol del numero 18 Sgarlata, e poi c'è ancora il tempo anche per l'ottavo gol, lo segna Brinza con sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La gara è praticamente finita, il risultato di 8-0, grandi abbracci e grandi sorrisi in casa Calcio Sicilia per l'ottavo successo di questa stagione, grazie al quale si sale a quota 25 punti in classifica. La gara finisce qui, allora andiamo ad ascoltare adesso le parole dei protagonisti.
cercate. Io mi sono rifatto una scommessa, vorrei prendere meno gol possibili quest'anno, è una promessa che ho fatto a me stesso, che io dico sempre che i grandi campionati si costruiscono le grandi difese con l'atteggiamento propositivo e umile, e quindi si fa facile ammollare e prendere un gol stupido, un rigore, una ripartenza, una palla inattiva, e io non voglio, i miei ragazzi sanno che la penso in questo modo e cercano di farmi felice e rimangono sempre lì concentrati. Che quest'oggi ho cercato in maniera molto serena di far capire ai ragazzi cosa non andava, dove stavamo sbagliando. Credo che dopo il rigore sbagliato da parte di Agusa, il nostro capitano, la squadra ha avuto un contraccolpo psicologico e stranamente aveva mollato un attimino. Dico, è vero pure che non abbiamo mai concesso un tiro in porta agli avversari, però dopo il rigore stranamente arrivavamo secondi sulla palla e la cosa non mi era piaciuta. Ho fatto notare ai ragazzi quello che non andava e devo dire che l'atteggiamento poi nel secondo tempo mi è piaciuto, sono stati molto propositivi, offensivi. E io sono veramente felice per l'atteggiamento della squadra, perché io nei miei anni, dico, sono 18 anni che alleno, non sono nato ieri come allenatore, quindi grazie a Dio un po' di esperienza credo di avercela, e quando io vi posso garantire che i miei campionati quando sono arrivato secondo li ho persi solo per i pareggi contro le piccole squadre, giusto perché magari la partita non andava per come volevo io, avevamo dei ritmi bassi e quindi poi trovavano una palla sul calcio d'angolo, un rigore magari, e si pareggiano le partite che magari strameritavi di vincere, e quei campionati me li porto sempre sulle spalle e mi servono da ormai per me, dico, non me li dimentico più, per me è un motivo sempre, mi aiutano a stare sempre sul pezzo, stare sempre lì e cercare di far capire ai ragazzi che le partite iniziano allo 0-0, devi prima disputare e poi commentare. E devo dire che la squadra in questo senso mi sta ascoltando, ascolta me, lo staff che sta lavorando in maniera quasi veramente perfetta nei loro confronti, un gruppo di persone speciali che mi seguono, e quindi riuscire a non prendere gol, stare sempre lì, a cercare sempre di fare la partita, non buttare mai la palla, è il mio credo calcistico, e ringrazio i ragazzi in maniera veramente con tutto il cuore perché mi ascoltano e soprattutto, ripeto, sempre mi sopportano. Primo tempo erano partiti bene, dopo forse l'errore sul calcio di rigore di Augusta li ha un po' scaricati mentalmente, hanno avuto qualche problema, però poi nel secondo tempo si sono ripresi alla grande. È stato a senso unico, completamente non ci sono state squadre, una sola squadra in campo, l'altra squadra non li ha impensieriti neanche minimamente. Calcio Sicilia è forte perché io lo conosco, ho fatto un raduno ultimamente per conto del Genoa, quindi conoscevo già la realtà e la conosco da tempo, e che oggi erano particolarmente concentrati, forse aspettavano una squadra più motivata, invece la mia squadra è sembrata molto al di sotto delle proprie aspettative, ma niente, perché non sono queste le partite che noi consideriamo, che sono in questa squadra c'erano più della metà che sono al di sotto dell'età consentita, quindi c'erano 3 2002 in campo, diciamo che noi lavoriamo più in prospettiva e poi per il potenziale che abbiamo e più per il futuro, non sono queste comunque le partite che ci interessano per il campionato. È merito della società, una società, il Calcio Sicilia, che mette a disposizione, diciamo, di questi dei ragazzi iscritti gente competente e qualificata come il preparatore atletico, l'allenatore e collaboratore tecnico, il massaggiatore, i dirigenti e l'allenatore dei portieri, quindi è una società dilettantistica ma che si comporta come una società professionistica. È un ruolo importante, è un ruolo che si complementa con quello dell'allenatore, si confronta di continuo. Io curo la sfera fisica, ma la sfera fisica che in questa età si va a integrare con tutto ciò che riguarda l'aspetto tecnico-tattico. Lavorare con mister Guida, diciamo, è bello, lui è un mister che motiva non solamente i ragazzi ma motiva anche tutto lo staff verso gli obiettivi che ci portiamo davanti. Abbiamo analizzato il girone B dei giovanissimi regionali, maestro, prima di passare al girone C le chiedo, in questi anni il calcio siciliano, il calcio italiano mi viene da dire, è cambiato molto, in cosa si deve migliorare, cos'è che manca rispetto al passato, rispetto anche ai successi che è riuscita a raggiungere lei in passato? Ma quello che manca è sempre delle società che cercano di fare il meglio possibile, però se non c'è programmazione, se non c'è veramente le persone giuste al posto giusto, il calcio, in cambio di andare avanti, andrà sempre indietro, specialmente nel calcio giovanile, perché
sono nati e nascono sempre scuole di calcio, ma la scuola di calcio è abbastanza seria. La scuola di calcio è una responsabilità grossa che si prendono le società, per cui la scuola di calcio per migliorarsi devono essere affidate a tecnici, a preparatori, all'altezza della situazione, perché sennò il calcio in cambio di andare avanti andrà sempre indietro. C'è un rischio che i risultati poi siano un po' troppo condizionanti nella crescita di ogni ragazzo? Ma il rischio c'è sempre, perché che può fare questo? Guarda caso, Calcio Sicilia, Ribolla, oggi il Tommaso Natale, la Panormos, sono più o meno sempre loro che primeggiano nelle classifiche. Perché? Perché dalla quantità fanno la qualità, e purtroppo il calcio è fatto non solo di quantità ma principalmente di qualità, per cui chi ha quantità e può mettere fuori la qualità, penso che ogni anno, e si vede in base alle classifiche, che i risultati sono sempre quelli. Andiamo ad analizzare il girone C prima poi di avviarci alla conclusione della nona puntata del calciogiovanile.com, giovanissimi girone C. Successo esterno per 3-1 del Villa Abate sul campo della Don Carlo Lauri, 0-1 in trasferta per la Panormus contro il Ficarazzi, 2-1 per il Ciccio Galeotto contro la Promosport Barcellona, 2-0 invece interno per la Pattese contro la Nuova Rinascita, 4-2 per il Palermo contro la TF Parma, vale 3-0 per l'Orsa contro la Nero Azzurra, per una classifica che vede sempre in testa 9-9 anche per il Ciccio Galeotto a quota 27 punti, poi 21 punti per il Palermo, 17 per la Free Time, 14 per il Ficarazzi, 13 punti per la Nuova Rinascita, 12 punti per la Panormus e poi 11 punti per il Villa Abate, 10 per la TF Parma, un valle 9 punti a testa per Pattese e Orsa, 7 punti per la Don Carlo Lauri e poi un punto chiudono la classifica la Promosport Barcellona e la Nera Azzurra. E allora andiamo ad ascoltare quali sono le voci, o meglio il parere dei protagonisti di Panormus e Ciccio Galeotto dopo questo weekend calcistico, e poi ci avviamo alla chiusura della nona puntata del calciogiovanile.com. Mister, avvio di stagione abbastanza soddisfacente sia per quanto riguarda gli allievi sia per quanto riguarda i giovanissimi. Sì, abbiamo iniziato con un buon passo, tra anche i giovanissimi veramente molto più di un buon passo, hanno fatto credo 8 vittorie su 8 partite e stanno dando molte soddisfazioni. Gli allievi si stanno dando da fare anche loro, qualche risultato un po' contro, un po' a favore, però vanno benissimo, a metà classifica, tranquilli. E l'allenatore dei portieri, il preparatore dei portieri di questa squadra, qual è, c'è una differenza magari nella preparazione tra un portiere allievi e un portiere giovanissimo? No, non c'è molta differenza, perché bene o male sono gli anni, sono dai 2000 ai 98. L'importante è saperli gestire in un modo diverso, anche per i 2000 hanno qualcosa ancora in meno, però la differenza non è molta. Vedo che sono molto applicati, perché poi ci sono portieri del 2000 che, come il nostro Catanzaro, che dei giovanissimi sembra un portiere 98 dal fisico, dall'indole e così via. Poi ripeto, non è molta differenza, basta lavorarci bene e basta. Invece le chiedo qual è il, considerato che comunque questi sono ancora dei ragazzi, l'età è quella dei ragazzi, c'è un momento in cui il preparatore dei portieri ha un ruolo chiave per cercare di far, non so, magari concentrare di più un portiere? Qual è l'errore che non deve commettere un portiere a questa età e che deve cercare di capire sin da subito? Certo, i portieri praticamente devono avere la loro capacità prima di tutto di non ascoltare il fuori, perché il portiere basta sbagliare e gol. Poi la mentalità proprio di stare sereni e tranquilli, seguire l'azione, aiutare la difesa, dare loro anche degli aiuti con la voce, nelle marcature sull'uomo, se è libero o non è libero, le cose normali che si può fare un portiere. Poi ripeto, tutto sta sempre dal portiere, che come io facevo il portiere deve essere un po' pazzo, poi dall'altro il carattere è quello che può fare molta differenza per un portiere. Ripeto, sono dei ragazzini e bisogna lavorarci su questo anche mentalmente.
Abbiamo sentito le voci dei protagonisti di Panormus e Ciccio Galeotto dopo questo turno, dopo questa nona giornata del campionato dei giovanissimi regionali. Maestro Luna ancora qui con noi, le chiedo, abbiamo parlato all'inizio puntata con il presidente Salvo Ceramitaro, anche un po' dei genitori, possono essere anche questi una piaga? C'è troppo interesse da parte dei genitori affinché i figli diventino i campioni, anche se magari in campo, ecco, o sono troppo piccoli o comunque non dimostrano di avere quelle qualità che servono per diventare un calciatore importante? I genitori hanno avuto sempre un ruolo primario, perché senza di loro le scuole di calcio non potrebbero esistere, perché sono loro che accompagnano i bambini. Una piccola minoranza dei genitori è quello che pensa di avere ancora i figli piccoli e futuri campioni, e l'errore sta proprio lì. Perché se Madre Natura ha donato un ragazzo di quelle così importanti che deve avere un calciatore per riuscire a diventare professionista, la scuola calcio, gli allenatori non debbono fare altro che cercare di assecondare e migliorare quelle che sono le virtù innate in ogni ragazzo. La facoltà di la difficoltà che hanno le società quando trovano genitori che gridano dalla panchina, e noi abbiamo visto che purtroppo sono cose brutte che succedono in tutta Italia, è la cosa peggiore per l'educazione e per la crescita del bambino. Purtroppo ci sono, le società hanno l'obbligo, le scuole calcio in particolar modo, di parlare e spiegare ai genitori che il calcio come lo vedono loro è sbagliato, ma è meglio affidare i ragazzi ai tecnici giusti e alle società che curano l'educazione, il rispetto. Maestro, prima di chiuderle le faccio un'altra domanda, le chiedo qual è il messaggio che lei vuole mandare dall'alto della sua esperienza ai giovani che si affacciano a questo mondo del calcio? Che il ruolo che hanno è un ruolo molto, ma molto importante, che se veramente sono dotati di quella madre natura e possono e aspirano a diventare calciatori, i sacrifici sono immensi, i sacrifici sotto tutti gli aspetti, non solo l'aspetto tecnico, l'aspetto principalmente pratico, scolastico, perché viviamo in una società, quella del sud, che un ragazzino appena va al nord si trova subito male, perché cambia cambia tra gli studi che fanno in Sicilia e gli studi che fanno in Alta Italia, c'è una differenza enorme, per cui il ragazzo si trova male, i primi tempi vuole scendere, i primi tempi vuole abbandonare, per cui sono tanti dopo i motivi che riusciamo sempre a fargli restare al posto, perché se uno ha qualità, i sacrifici principalmente che deve fare sono quelli di sopportare il distacco dai genitori, che è la cosa più brutta, perché purtroppo le leggi del calcio dovrebbero cambiare. Allora, la Sicilia offre poco, anzi dobbiamo dire che il Trapani negli ultimi anni sta cercando di fare qualcosa per il settore giovanile, ma escluso il Trapani, il Catania, che è da vecchio tempo, e dopo c'è il Palermo, si curano, hanno il settore giovanile, però la cosa bella di una società che abbia un settore giovanile è quello che ogni tanto un ragazzo della primavera, degli allievi della Beretta, vada a finire in prima squadra, ma non solo per apparire nei 18, ma per giocare, perché è importante avere fiducia e dare fiducia ai giovani. Questo era l'ultimo, questo è il messaggio finale del maestro Gianni Luna ai giovani di oggi. Prima di chiudere andiamo ad ascoltare un'intervista realizzata dal calciogiovanile.com al responsabile marketing della SD Città di Carini, Maurizio Ceramitaro.
Direttore, le chiedo subito qual è il ruolo più importante che una persona come lei può avere all'interno di una società di calcio. Qual è il compito che lei svolge? Il compito che io svolgo in questa società è semplicemente, mi occupo di marketing, relazionare con gli sponsor, trovare gli sponsor anche se siamo in un periodo di crisi, quindi non è facile che la gente è propensa a contribuire. Ma noi nel nostro piccolo stiamo cercando di migliorare, perché abbiamo determinate spese e quindi dobbiamo cercare anche di stare attenti, nel senso che oggi a fare degli investimenti anche nei confronti dei bambini per quanto riguarda un po' tutto ciò che riguarda l'iter di pubblicità. Infatti, come voi vedete, abbiamo una serie di pannelli pubblicitari, questi sono tutti i nostri sponsor che quest'anno ci hanno aiutato a contribuire alle nostre spese. È sbagliato dire che poi comunque tutto è condizionato dai risultati? No, perché noi facciamo qua principalmente, la nostra società è basata sulla scuola calcio, quindi la scuola calcio è un gruppo di creare sociale con i bambini, dare un'educazione post scolastica. Se qualcuno vuole aderire al nostro progetto può benissimo collegarsi al sito del WSD Città di Carini, dove là troverà tutti i dati e tutte le email e tutti i recapiti telefonici pronti ad essere soddisfatti nel nostro evento. E questa era l'ultima notizia di oggi, la nona puntata del calciogiovanile.com termina qui. Ringrazio il maestro Gianni Luna per aver accettato il nostro invito, per averci aperto le porte insieme alla SD Città di Carini, Maurizio Ceramitaro, per questo bel viaggio per la nona puntata del calciogiovanile.com. Ancora grazie maestro. Grazie a voi, buon lavoro. E questa era l'ultima notizia di oggi, ricordiamo che il calciogiovanile.com torna la settimana prossima, potete inviare un'email all'indirizzo info@ilcalciogiovanile.com oppure chiamare lo 091 982 3464 o il 347 16 36 449. Appuntamento alla prossima settimana, un caloroso saluto da Riccardo Gatto.